la faccia e la firma su tanti accordi che vengono fatti sul territorio, ma nella realtà senza mai metterci una lira o un euro, come si direbbe oggi. Sono soldi pubblici, sono l'unico vero investimento che c'è in questo paese, e sono soldi che ogni volta vengono sottratti ai veri bisogni che tutti i cittadini hanno in questo paese. Sono soldi che, se vengono messi su un'opera come questa e su tutto il sistema clientelare che si sta creando attorno, vengono tolti alla sanità, vengono tolti alle pensioni, vengono tolti agli stipendi, vengono tolti a quel poco di welfare che è rimasto e che si tenta di abbattere indistintamente dai governi che si sono succeduti in questi anni. Il TAV è questo, il TAV è un'opera assolutamente inutile, ma quello che c'è da capire, che c'è da dire ogni volta, che è un'opera dove nessun privato che c'è lì dentro ci mette una lira, anzi, ognuno che entra nella corte dei miracoli dei senatori del PD, dei commissari straordinari, dei commissari del governo, sono imprenditori che si mettono in fila per incassare soldi e continuare a distruggere questo paese. Noi la pensiamo in maniera completamente diversa. Noi pensiamo che i nostri territori abbiano bisogno d'altro, abbiano bisogno sì di fondi e di investimenti, ma per farci stare bene, per far star bene tutti. Questo è il paese dove quando piove ci tocca contare i morti, è il paese dove bastano piccole scosse di terremoto per costruire dei veri e propri disastri. Vediamo persino che ogni volta che andiamo in autostrada, gli stessi cavalcavia sono stati costruiti esattamente con questo sistema, puppando soldi pubblici, andando a risparmiare sui materiali, sulla sicurezza, sui salari degli operai. Questa è la verità. Il cantiere in Val di Susa, che qui dentro io so già le parole che diranno Foglietta e gli altri diranno sui mille benefici e le ricadute sul territorio, sono delle enormi balle, perché non c'è nessuno impiegato dal territorio della valle. L'unico vero volano di lavoro, di mestiere, è quello per le forze dell'ordine, che anche qui sono oggi a guadagnarsi lo stipendio, e anche al cantiere fanno esattamente la stessa cosa. Dovessimo dire oggi, dopo tutti questi anni, per chi produce ricchezza al TAV, oltre che per la politica, è proprio per le forze dell'ordine e i militari che difendono un'opera completamente inutile e devastante, che non fa bene veramente a nessuno. E allora quello che vogliamo dire ai signori che stanno lì dentro è che comunque oggi siamo qui, ma ci saremo tutte le altre volte che organizzerete questo show in giro per l'Italia. In tutte le città troverete le bandiere no TAV a sventolare, troverete chi dice le cose come stanno. È una missione, è una promessa che vi facciamo, qui come in Francia. Quest'opera è un'opera che più passa il tempo, più si dimostra per quello che è un'opera assolutamente dannosa da tutti i punti di vista. E voglio concludere dicendo che chi partecipa a convegni del genere e chi li organizza si dovrebbe solamente vergognare. Di recente è stato fatto quello che una volta era una valutazione di impatto ambientale più grande, oggi è stata settorializzata e c'è stata una valutazione sull'impatto che quest'opera avrà sulla salute del territorio e dei cittadini. La vergogna sta nel fatto che quest'opera è stata firmata da un professore universitario, che è quello che va a difendere tutte le ditte nei processi dove dovrebbero essere condannate per l'utilizzo spregiudicato dell'amianto, perché non c'è sicurezza sul lavoro, su tutti i morti che l'amianto ha fatto in questo paese. Ebbene, il professor Pira, che è il professor amianto, bisognerebbe chiamarlo, è quello che va a certificare la difesa tecnica in tutti i processi, dicendo che l'amianto fa bene, l'amianto non fa male, anche l'amianto porta sviluppo. La realtà la sappiamo bene, sappiamo quanti morti ci ha portato e quanti morti continua a portare e purtroppo porterà. La valutazione d'impatto sulla salute della Val di Susa è fatta in questi termini, da un becchino che certifica a priori che tutto va bene. E allora potete ben capire perché siamo qui, ci saremo sempre, continueremo a non abbassare mai la testa, a non farvi passare né iniziative come queste né iniziative che portano il sistema TAV in giro per l'Italia. Siamo qui a contestarvi perché ne abbiamo il diritto, ne abbiamo la ragione. Siamo qui ancora una volta chiusi in dei recinti perché è l'unico modo che avete per parlare liberamente, come dite voi e come ci hanno detto alcuni imprenditori alle transenne, da farvi difendere da eserciti di polizia. Questa è la democrazia con cui vorreste fare quest'opera, ma questo è il simbolo di quello che è il sistema TAV e di quello che è la politica
che porta avanti un'opera assolutamente inutile e devastante come il TAV. La promessa che vi facciamo è che ci siamo oggi, ma ci saremo sempre come c'eravamo prima, con le stesse ragioni. Quelle di un tempo sono le stesse ragioni di oggi, e la forza cresce anno dopo anno, giorno dopo giorno. Non vi lasceremo mai stare tranquilli. Ora è sempre no TAV.